Cuori, fiori, colori, canti. L'Istituto Comprensivo Mario Bosco di Lanciano ha celebrato così la Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza con una marcia di bambini organizzata insieme all'associazione La Luna di Seb, giunta fino a Piazza Plebiscito. Presenti il prefetto di Chieti Armando Forgione, il vice sindaco Danilo Ranieri, l'assessore alla pubblica istruzione Angelo Palmieri, la garante regionale per l'infanzia Maria Concetta Falivene e le associazioni Kivanis Club Pescara e Francavilla Costa dei Trabocchi e Progetto Etiopia Onlus. Mirella Spinelli, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Mario Bosco di Lanciano, che ha realizzato questa bella marcia dei cuori e dei colori. Siamo qui in piazza, un'installazione, i bambini che ricordano quali sono i diritti dell'infanzia. Insomma, un bel momento. Sì, un bellissimo momento, molto emozionante. I bambini veramente, spero che i bambini capiscano veramente quali sono i loro diritti ed è stato anche un momento per capire quali sono anche i diritti dei bambini che non ce l'hanno questi diritti. Quindi abbiamo, attraverso un atto di solidarietà, adottato una scuola in Etiopia e consegnato simbolicamente al presidente dell'associazione Etiopia Onlus un assegno con il quale appunto adottiamo la scuola di Agamsa, proprio per far capire ai nostri ragazzi che sono molto più fortunati di tanti altri, quindi diritti ma non di tutti purtroppo. Eccellenza, Lanciano, la marcia dei cuori e dei colori, tanti bambini a ricordare quali sono i diritti dell'infanzia. Guardi, è una cosa bellissima, come ho detto nel mio intervento, ho voluto partecipare proprio per questo, perché vedere i bambini che vengono coinvolti in un'iniziativa, in una piazza, sono convinto che, come è successo a me per la mia infanzia, si ricorderà, lo ricorderanno con quel piacere di dire siamo stati quel giorno, eravamo tutti festosi. Ecco, questa è una cosa bella. Poi soprattutto gli argomenti, le materie, diciamo, il motivo per cui siamo qui, ecco, sono tutte cose dall'iniziativa verso l'Etiopia, per la scuola dell'Etiopia, alla protezione dell'infanzia, ai diritti dell'infanzia. Cioè, come faccio a non essere, a dire che sono tra le priorità che noi abbiamo? E non poteva mancare la presenza della garante regionale per l'infanzia, Maria Concetta Falivene. Sì, grazie. Iniziativa veramente di rilievo da parte dell'Istituto Mario Bosco ed è una giornata molto importante dove si respira proprio quest'aria gioiosa da parte dei ragazzi e la partecipazione da parte dei bambini e di tutte le istituzioni. Noi ormai ci siamo impegnati per far sì che questi ragazzi inizino veramente ad avere un colloquio e siano protagonisti, perché i veri protagonisti sono loro.